Negli anni 70, lo squartatore dello Yorkshire terrorizza il nord dell'Inghilterra. Leeds e le aree circostanti vivevano nella paura mentre si scatenava la sua furia omicida. Peter Sutcliffe sembra un serial killer inarrestabile. È riuscito a farla franca più volte per ben 5 anni. Rivendicava un compito divino e letale. Diceva di essere in missione per conto di Dio. Peter Sutcliffe è nato per uccidere. Credo che sia una persona malata e cattiva. All'epoca avevo 14 anni, ero con mia sorella, ma lei camminava più avanti. Nell'agosto del 1975, Tracy Brown stava tornando a casa dopo un'uscita con gli amici. Ho visto un tizio che camminava verso di me. Si è fermato e mi ha guardato. Poi ha iniziato ad avvicinarsi. Mio padre mi avrebbe sgridato se fossi arrivata in ritardo, così ho accelerato il passo, ma me lo sono ritrovato di fianco. Sembrava molto affascinante mentre camminavamo vicini. Si capiva che era dello Yorkshire, ma aveva una voce acuta. Aveva i capelli e la barba molto scuri e gli occhi quasi neri. Anche se era un estraneo, mi sentivo al sicuro. È rimasto indietro 2 o 3 volte. Ha detto che era allergico al polline e che si fermava per soffiarsi il naso. Ma ripensandoci adesso, forse stava preparando l'arma. È successo qui. È qui che mi ha aggredita. Non ha detto nulla. Ha fatto una specie di... a ogni colpo inferto. L'ha colpita diverse volte alla testa con un martello. Le ferite che mi ha causato credo fossero ossa fratturate al centro della testa. Dopo l'aggressione è arrivata un'auto che l'ha disturbato e mi ha scaraventato su quel recinto laggiù. Ricoperta di sangue, Tracy raggiunge una casa per chiedere aiuto. Ricordo tutto perché non ho mai perso i sensi. Dopo l'operazione, fornisce alla polizia un identikit dell'aggressore. Dieci settimane dopo, il 30 ottobre 1975, l'assalitore colpisce di nuovo nella vicina Leeds. Stavolta, la vittima è più sfortunata. È stato ritrovato un cadavere in un campo nei pressi della Scotter Road. È stato un omicidio efferato e pare che si trattasse di una ragazza che faceva la prostituta. La 28enne Vilma McCann, madre di 4 figli, viene colpita 2 volte con un martello e accoltellata 15 volte. La polizia non collega l'omicidio all'aggressione a Tracy Brown. Pensavamo che fosse un omicidio a sé stante. Un'aggressione a una prostituta da parte di un cliente che, per qualche motivo, si era infastidito e aveva reagito uccidendola. Ma quello di Vilma McCann non è un episodio isolato. La notte del 20 gennaio 1976, la 42enne Emily Jackson sta cercando di sbarcare il lunario sulle strade di Leeds. In realtà Emily era sposata e viveva con il marito.
Credo che all'epoca l'azienda di famiglia avesse problemi a pagare alcune tasse. L'hanno trovata morta il mattino dopo. Le ferite riportate da Emily erano terrificanti. Era stata colpita 57 volte con un cacciavite. L'avevano massacrata e secondo la polizia era stata la stessa persona che aveva ucciso Wilma McCann. Anche in una fase iniziale cominci a pensare che ci sia uno schema preciso e che dietro a tutto possa esserci un solo responsabile. La domanda che ci facevamo era: è il classico serial killer che continua a colpire imperterrito? Le paure sono legittime. Lo squartatore dello Yorkshire aggira gli investigatori e diventa uno dei serial killer più prolifici della Gran Bretagna. A metà degli anni 70, lo squartatore dello Yorkshire uccide brutalmente due donne a Leeds. Per oltre un anno non ci sono omicidi simili. Ma lo squartatore non si ferma. In un parco viene ritrovato il corpo della prostituta 28enne Irene Richardson. Poi, due mesi dopo, l'ispettore Andy Leptew è chiamato nella vicina Bradford. Questa zona, nota come Manningham, è principalmente un quartiere a luci rosse. Siamo al civico 9 di Oak Avenue. Nell'appartamento numero 3 è stata uccisa Patricia Atkinson. In un'altra città e tra le mura domestiche, la prostituta 32enne Patricia si sentiva al sicuro dall'assassino che terrorizzava Leeds. Aggrediva sferrando colpi violenti alla testa, seguiti da ripetuti accoltellamenti al basso ventre. Un altro attacco delirante a una prostituta. Il sadico assassino usa un cacciavite appuntito o a volte un coltello per pugnalare ripetutamente le sue vittime dopo averle prese a martellate. Tutte le scene del crimine sono inquietanti. La visione di un essere umano mutilato in quel modo ha un effetto devastante su chiunque. Chiaramente, il primo pensiero va alla vittima. Poi pensi che vuoi arrestare il colpevole e rendere giustizia alla persona che è stata uccisa. Con quattro cadaveri e nessuna pista, la polizia arranca. I serial killer agiscono a caso. Non hanno alcun legame con le persone che conoscono. Per questo è molto difficile indagare su un serial killer. Dall'aggressione della 14enne Tracy Brown, tutte le vittime dell'assassino sono prostitute. Molti serial killer puntano le prostitute per due motivi. Il primo è che hanno un rapporto conflittuale con il sesso e le prostitute fanno al caso loro. Ma il secondo, e più importante, è che la cosa più difficile da fare per un serial killer è sequestrare le vittime. Invece con le prostitute è tutto più facile perché vanno con chiunque. Fa parte del loro lavoro. Appena gli inquirenti riescono a tracciare uno schema, lo squartatore compie una mossa sconvolgente e inaspettata. La 16enne Jane McDonald è un'adolescente felice e spensierata che ama uscire per andare a ballare o a pattinare con gli amici. Una studentessa che non ha niente a che fare con le prostitute. Aveva un ragazzo, si godeva la vita ed è rimasta vittima del mostro. Si è trovata al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Il corpo mutilato di Jane è stato ritrovato vicino a un parco giochi. La scoperta ha seminato il panico in tutto il nord dell'Inghilterra, perché la triste realtà è che nessuna è al sicuro.
Leeds e le aree circostanti vivevano nella paura mentre si scatenava la sua furia omicida. Tutti erano terrorizzati. È stato un periodo nero per lo Yorkshire occidentale. A questo punto la stampa ha coniato l'appellativo di squartatore dello Yorkshire, rifacendosi al serial killer più famoso d'Inghilterra. All'epoca era già molto odiato, ma la morte di Jane ha provocato una forte ondata di compassione tra la gente che ci ha spronato a catturare lo squartatore. La polizia sorveglia i quartieri a luci rosse intorno a Bradford e a Leeds, cercando disperatamente l'assassino. Ma lo squartatore è sempre un passo avanti. Nell'ottobre del 1977, in un terreno accanto a un cimitero, viene ritrovato il corpo di Jean Jordan. La prostituta ventenne è stata uccisa a più di 64 chilometri di distanza dalle precedenti vittime. Ma finalmente una svolta. Jean fornisce alla polizia la prima vera pista. Quando è stato ritrovato il cadavere di Jean Jordan, è stata rinvenuta una borsa. Al suo interno, in una tasca nascosta, c'era una banconota da 5 sterline. La banconota è nuovissima e la polizia pensa che possa provenire dall'ultimo cliente di Jean, che potrebbe averla ricevuta nel suo pacchetto retributivo. Trovando lui, c'è la possibilità di scovare lo squartatore. Siamo andati alla Banca d'Inghilterra e ci hanno detto di quale lotto faceva parte, quando era stata stampata e dove era stata distribuita la maggior parte del lotto. Si trattava di milioni di sterline, erano moltissime banconote. La polizia stabilisce che la banconota è passata per mano di circa 5.500 persone in 34 aziende, pochi giorni prima dell'omicidio di Jean Jordan. Una delle società era la Clark, un'azienda di trasporti locale. Così siamo andati da loro e ci hanno detto a chi apparteneva quel pacchetto retributivo. Tra i beneficiari c'è un camionista che ha appena comprato una casa a Bradford con la moglie. È il 31enne Peter William Sutcliffe. Sutcliffe era il maggiore di 6 figli ed era un bambino debole, dalla salute cagionevole e molto attaccato alla madre. Era un mammone. Stava sempre attaccato alla gonna o al grembiule della madre. Era piuttosto timido. Il padre, John Sutcliffe, era molto appariscente, non stava spesso a casa, ma quando era presente alcuni dei figli lo temevano. Sicuramente si comportava in maniera molto prepotente con la moglie, aveva delle relazioni e se ne vantava con i figli. Peter ha imparato a considerare e a trattare le donne osservando i comportamenti del padre. Una volta John Sutcliffe ha sorpreso la moglie Kathleen a parlare con due uomini in un pub e le ha dato uno schiaffo in pieno viso. Se oltrepassavi il limite, come aveva fatto lei agli occhi di John, venivi immediatamente rimesso al tuo posto in maniera violenta. Probabilmente Peter sentiva la pressione di dover essere più virile di quanto fosse naturalmente. Da una parte abbiamo Peter, il chierichetto, e dall'altra il padre, che gli mostrava cosa fare per essere uomo. E Peter vedeva le donne come sante o come prostitute. Il padre credeva davvero di poterlo trasformare nel figlio che desiderava. E questo è sempre un pericolo.
Il padre ha creato inavvertitamente delle circostanze che hanno spinto Peter Sutcliffe a costruirsi un personaggio più simile alle ambizioni paterne che ai suoi reali sentimenti. Infatti Peter ha iniziato ad adattare il suo comportamento fin dalla più tenera età al fine di accontentare il padre, e il suo vero io si è ritirato in un mondo segreto che lo ha predisposto a diventare un serial killer. Gli inquirenti che indagano sulla banconota da 5 sterline trovata con il cadavere di Jean Jordan interrogano Sutcliffe due volte e ogni volta lui sostiene che la notte dell'omicidio si trovava insieme alla moglie. Il suo alibi regge. Le uccisioni continuano. Proprio qui, alla nostra destra, è stata ritrovata una delle vittime, Yvonne Pearson. Ora c'è un centro ricreativo. Qui ha riportato il corpo e le ha messo una copia del Daily Mirror sotto il braccio, come a prendersi gioco della polizia. Oltre a Yvonne Pearson, nell'arco di 5 mesi vengono uccise anche la 18enne Ellen Ripka e la 40enne Vera Millward. Lo squartatore dello Yorkshire è il primo sospettato di 9 omicidi. La polizia è sotto pressione. Quello che dovete ricordare di quei giorni è che non avevamo la tecnologia, non avevamo le telecomunicazioni. Tutti i documenti erano esclusivamente cartacei. Avevamo 8 o 9 stanze per le indagini, riunite insieme nel centro di Leeds. C'erano letteralmente decine di migliaia di linee investigative che erano condotte tutte manualmente. Era molto problematico maneggiare i documenti per via della mole e del peso di tutta la carta prodotta. Era così tanta che il piano del commissariato di Milgaard, dove aveva sede l'inchiesta, è stato rinforzato per impedire che crollasse. Nell'aprile 1979 l'assassino colpisce ancora. Stavolta è la 19enne Josephine Whittaker, un'altra vittima che non è una prostituta. Nonostante la massiccia caccia all'uomo, la polizia non sembra vicina alla cattura dello squartatore dello Yorkshire. Ma c'è una svolta scioccante. Gli inquirenti ricevono un messaggio da una fonte improbabile. Lettere e un'audiocassetta che sembrano provenire proprio dallo squartatore. Sono Jack. Siete ben lungi dal catturarmi. Sono passati 4 anni da quando ho iniziato. Lettere e nastro sono stati spediti da Sunderland, nel Wearside. E gli esperti verificano che la voce ha un accento geordi, tipico di Sunderland. Con questa straordinaria svolta nel caso, gli inquirenti cominciano a concentrare le indagini in quella zona. Ma a nessuno avrebbe previsto le conseguenze devastanti di tale decisione. A partire dal 1979, lo squartatore dello Yorkshire uccide brutalmente 10 donne. La polizia poi riceve un nastro proveniente da Sunderland, probabilmente dell'assassino. Sono Jack. Siete ben lungi dal catturarmi. Sono passati 4 anni da quando ho iniziato. Agli inquirenti viene detto di scartare i sospettati che non hanno un accento geordi. Intanto Peter Sutcliffe, il camionista di Bradford, interrogato per l'indagine sulla banconota da 5 sterline, viene interrogato nuovamente. Questa volta dall'ispettore Andy Laptew e dal suo collega. Siamo andati a casa sua e abbiamo trascorso circa 3 ore con lui, cercando di escluderlo dalle indagini. La polizia ha monitorato le auto entrate nel quartiere a luci rosse e l'auto di Peter Sutcliffe è stata avvistata per un totale di 39 volte. Un uomo molto tranquillo, completamente privo di qualsiasi emozione. E sua moglie era uguale.
A scuola Peter era uno studente mediocre. Era preso di mira dai bambini più grandi che facevano i prepotenti con lui. Ha abbandonato gli studi. Lasciata la scuola, il giovane e timido Sutcliffe si barcamena tra diversi lavori prima di trovare un posto per 3 anni, con il quale il suo strano comportamento diventa sempre più evidente. Faceva il becchino e ha lavorato anche all'obitorio. Era un lavoro che gli piaceva molto. Era ossessionato dalla morte, dai cadaveri e da tutte le storie sui saccheggi di tombe. Ha iniziato a rubare oggetti dalle salme, quindi i cadaveri non lo spaventavano. Anzi, si può dire che ci giocasse, che ci si divertisse. Praticamente abbiamo una persona in qualche modo insensibile alla morte e abituata ai cadaveri. Conosce tutti i meccanismi e i retroscena e non ne fa alcun mistero. Si presentava al pub con gli anelli rubati ai cadaveri. Voleva toccarli. Voleva mettere le mani nei sacchi contenenti i resti di qualcuno che, per esempio, era morto sotto i binari. Si dice anche che facesse scherzi disgustosi, che lui giudicava divertenti, come disseppellire un teschio e usarlo per spaventare le studentesse. Nel 1969 la famiglia Sutcliffe vive un'esperienza traumatica che influenzerà molto Peter. Secondo la logica di John Sutcliffe, a lui era concesso avere relazioni extraconiugali, ma quando è stata Kathleen a farlo, è stata messa alla gogna in un modo molto umiliante e imbarazzante. John Sutcliffe ha chiamato Kathleen fingendo di essere il suo amante e le ha detto di incontrarsi in un albergo e di portare qualcosa per la notte. Poi ha portato la famiglia all'albergo e ha mostrato ai figli che la madre aveva un amante. Peter è rimasto inorridito nel vedere il padre che tirava fuori una camicia da notte dalla borsa di Kathleen. È stato orribile, soprattutto sapendo che lui non era affatto innocente. Forse questo ha distrutto l'immagine angelica che Peter aveva della madre. L'idea che la madre avesse una relazione gli ha fatto odiare quella parte di sé identificata con il mondo materno. A quel punto poteva davvero odiare le donne, perché se era stato tradito perfino da colei che lo aveva messo al mondo, allora poteva odiarle tutte. L'ispettore Laptew non conosce l'infanzia insolita di Sutcliffe. Eppure quando lo interroga sugli omicidi dello squartatore, si rende conto che c'è qualcosa che non va. L'interrogatorio ha fatto scattare dei campanelli d'allarme. Non ha avuto alcun tipo di reazione. Quell'uomo non sembrava affatto umano. In lui c'era qualcosa di strano, qualcosa che non riuscivi a identificare esattamente e che lo rendeva molto sospetto. All'epoca ha messo a disagio me e il mio collega. Alcuni particolari su di lui mi avevano insospettito. Innanzitutto la sua descrizione fisica. L'identikit somigliava a Sutcliffe in maniera sorprendente. L'indagine delle 5 sterline. La sua auto avvistata nel quartiere a luci rosse in diverse occasioni. Così abbiamo redatto il nostro rapporto e l'ho portato personalmente al funzionario incaricato delle indagini. Chi non proveniva dal nord-est dell'Inghilterra e non aveva un accento geordi, veniva sommariamente escluso dall'inchiesta. Sutcliffe è stato interrogato 5 volte, più per il divertimento dei suoi colleghi. I colleghi lo chiamavano lo squartatore perché era stato interrogato più volte e rilasciato. Ovviamente pensavano che non poteva essere lui. Non aveva l'accento geordi ed era stato scagionato.
Peter Sutcliffe viene interrogato altre 4 volte e ogni volta scagionato. La vasta indagine della polizia continua senza risultati e la frustrazione aumenta. Ormai la città era diventata una città fantasma. C'è stata una marcia di protesta da parte delle donne che volevano bandire gli uomini dalle strade dopo una certa ora. La sorveglianza della polizia nei quartieri a luci rosse aiuta a proteggere le prostitute, ma ha anche conseguenze molto tragiche. Il quartiere a luci rosse era diventato troppo rischioso per lui. Ovviamente era consapevole della presenza della polizia e ha deciso di cambiare terreno di caccia. Il 2 settembre del 1979, la studentessa Barbara Leach diventa l'undicesima vittima dello squartatore. La povera Barbara è stata ritrovata in una nicchia usata per l'immondizia. Nei 2 anni seguenti vengono uccise altre 2 donne. Nessuna delle 2 è una prostituta. L'impiegata statale Marguerite Walls e la studentessa Jacqueline Hills. La polizia è giunta al limite. La gente vive nella paura. Le indagini sugli omicidi dello squartatore sembravano non finire mai. Era sempre un passo avanti. Non ci avvicinavamo mai. Con così tanti omicidi, lo squartatore dello Yorkshire diventa l'uomo più ricercato della Gran Bretagna. Tutto quello che la polizia può fare, però, è sperare che commetta un errore e che fornisca una pista. La maggior parte dei serial killer non viene arrestata grazie all'investigazione, ma per puro caso. I detective sono disorientati e lo squartatore dello Yorkshire è ancora a piede libero. Nel gennaio del 1981, con una svolta inaspettata, la polizia di Sheffield viene inconsapevolmente coinvolta nelle indagini. 2 agenti si sono imbattuti in un veicolo con a bordo un uomo e una donna e hanno scoperto che il numero di targa non corrispondeva all'auto. È così scattato l'allarme e hanno arrestato il conducente per sospetto furto di numeri di targa. L'uomo chiede di poter urinare nei cespugli e la polizia gli permette di farlo prima di portarlo in centrale. Lì viene identificato come Peter William Sutcliffe. A quel punto mi piace pensare che abbiano trovato il mio rapporto, che gli ha permesso di considerare Sutcliffe come un potenziale serial killer e non un semplice ladro di targhe. Rendendosi conto di essere stati presi in giro, gli agenti tornano ai cespugli e trovano un martello e un coltello. Sutcliffe sapeva che sarebbe stato arrestato e ha detto: «Lo so dove volete arrivare, sono io lo squartatore». Dalle 3:30 di domenica fino alle 4:30 di lunedì ha confessato i suoi crimini. Dopo 5 anni, finalmente lo squartatore dello Yorkshire è dietro le sbarre. Di punto in bianco, un agente mi ha detto che lo squartatore era stato arrestato. E ho pensato che fosse una notizia meravigliosa. Ho risposto: «Fantastico, sai chi è?» E lei mi ha detto: «Un tizio di nome Peter William Sutcliffe». Come potete immaginare, mi è caduto il mondo addosso. Al pensiero che erano morte 3 donne dopo che avevo fatto rapporto. Questa cosa mi perseguiterà per sempre. Inizia a pensarci e i dubbi ti bombardano la mente. Credo che non sarei umano se non lo facessi.
All'epoca mi trovavo in un pub e ho sentito alla TV che avevano arrestato l'uomo collegato agli omicidi dello squartatore dello Yorkshire. Ho provato una sensazione di euforia, è stata un'emozione fantastica. Durante le indagini, Sutcliffe è stato interrogato dalla polizia ben 9 volte. In un'indagine importante come questa, la polizia interroga migliaia di persone. Alcuni agenti hanno detto che durante gli interrogatori Sutcliffe sembrava calmo e tranquillo, per niente agitato, e che se fosse stato il colpevole sarebbe stato più nervoso e ansioso. In realtà non è così. Molte volte una persona innocente si nervosisce molto quando viene interrogata dalla polizia, ma spesso i serial killer sono in grado di attuare un distacco emotivo per non mostrarsi affatto ansiosi o colpevoli. Peter Sutcliffe era un assassino metodico. Per 5 anni ha condotto una vita segreta. È riuscito a tenersi un lavoro e una moglie. Probabilmente era in preda a un delirio di onnipotenza ed è riuscito a farla franca più volte. Quando Sutcliffe è stato finalmente arrestato, appare ovvio che il nastro registrato dal sedicente Jack, per il quale la polizia ha dato la caccia a un uomo di Sunderland, è una bufala devastante che è costata la vita alle ultime 3 vittime. Perché Sutcliffe ha seminato questa scia di terrore? In custodia, lo squartatore dello Yorkshire fa un'affermazione straordinaria. Ha detto di essere in missione per conto di Dio, che gli avrebbe chiesto di liberare il mondo dalle prostitute. Sutcliffe ha detto che nel 1967, all'età di 20 anni, quando lavorava come becchino, una voce gli aveva parlato da una lapide. Poi, più tardi, ha spiegato cosa era successo. Ho provato una sensazione meravigliosa all'epoca. Ho sentito quella che credevo e credo essere la voce di Dio. Ho ricevuto un messaggio dalla tomba. Le voci gli dicevano di ripulire le strade. E quando uno dei fratelli è andato a trovarlo in prigione e gli ha chiesto perché l'hai fatto, lui ha risposto: sai com'è, stavo facendo pulizia. Vedendo Sutcliffe occasionalmente in quei giorni, probabilmente avresti creduto che fosse una persona tranquilla e normale. Non avevi paura. Non ti sentivi a disagio stando con lui. Parlava del tempo e di sport, commentava le notizie sui giornali, ma quando l'argomento erano gli omicidi e terribili lesioni arrecate a queste donne, ne parlava come se si trattasse di una partita di calcio. Ed è qui che si capisce che è diverso, che non è normale. La sua missione era liberare il mondo dalle prostitute. Allora io gli ho detto: la giovane Whittaker non era una prostituta. Lui mi ha risposto: pensavo che lo fosse mentre stavo camminando con lei, e quando l'ho colpita alla testa ha urlato e ha detto: non farmi del male. Allora mi sono rivolto a Dio. Ha aggiunto: ho alzato lo sguardo verso Dio e gli ho chiesto se quello che stavo facendo era sbagliato, se non dovevo farlo. È stato in quel momento che ha incrociato Dio. Dio gli avrebbe detto: tu mi contraddici, è così che opera il diavolo. Lei sembra innocente, ma in lei c'è il diavolo. Ecco perché l'ha fatto e le ha causato delle terribili lesioni interne. Non tutti però credono alla storia della missione divina di Sutcliffe. Non ha mai parlato delle voci che sentiva con il padre, con il fratello o nessun altro a lui vicino. Credo che questa storia facesse molto comodo a Peter Sutcliffe.
Ha sviluppato questa idea della voce di Dio, dicendo che Dio gli aveva parlato attraverso una lapide mentre scavava le tombe. Ci sono documentazioni che parlano di schizofrenia e altre persone che credono alla sua versione, ma io non ci credo. Un agente di custodia l'ha ascoltato di nascosto mentre diceva che, fingendosi pazzo, gli avrebbero dato 10 anni di prigione invece di 30. Se Sutcliffe non era in missione per conto di Dio, cosa ha scatenato uno dei serial killer più efferati della storia della Gran Bretagna? Peter Sutcliffe sostiene di essere in missione per conto di Dio quando uccide brutalmente 13 donne. Ma le prove rinvenute alludono a un movente più sessuale che divino. Sicuramente è un serial killer sadico e credo che il coltello rappresenti la sua impotenza, l'incapacità di avere rapporti sessuali normali. Il coltello, come una specie di surrogato del pene per accoltellare, colpire, pugnalare, è uno strumento di rabbia, ma è anche un sostituto per quest'idea di penetrare le donne. Il numero di persone che mette in pratica le proprie fantasie perverse e devianti è molto ridotto rispetto ai numerosi individui che hanno quelle stesse fantasie, ma non le mettono in atto. Sembra che ci sia un evento scatenante che porta l'individuo a commettere il suo primo omicidio sessuale. Forse la causa scatenante è stata l'umiliazione. Nel 1969, Sutcliffe ha scoperto che la sua fidanzata di allora era stata vista con un altro uomo. Per vendicarsi ha detto di essere andato con una prostituta, ma non era riuscito a fare sesso. Poi la prostituta lo aveva deriso e l'ha rivista in un'altra occasione in un pub. Si era sentito profondamente umiliato e penso che sia nato così il suo odio per le prostitute. L'emozione principale associata all'omicidio è l'umiliazione. Non la rabbia, la frustrazione, ma l'umiliazione. Essere andato con una prostituta senza riuscire a fare sesso con lei, essere deriso per la sua prestazione, l'ha umiliato a tal punto da averlo spinto ad agire di conseguenza. Si tratta di un'umiliazione che è impossibile annullare o neutralizzare con un solo omicidio. Ed è uno dei motivi che spinge a diventare dei serial killer, avendo ripetutamente a che fare con la sensazione di umiliazione che si portano dentro. Perché l'omicidio è il primo delitto nella Bibbia? Caino ha ucciso suo fratello Abele. Il sacrificio di Caino viene respinto da Dio e le offerte di Abele accettate. Caino si è sentito umiliato e ha ucciso Abele. Non tutte le persone umiliate uccidono, ma credo proprio che l'umiliazione sia di gran lunga l'emozione più importante associata all'omicidio. Poco dopo l'incontro umiliante con la prostituta, Sutcliffe commette la sua prima aggressione. Colpisce una prostituta alla testa con una pietra in un calzino. Fortunatamente la donna riesce a sopravvivere, ma Sutcliffe continua a compiere altre numerose aggressioni, fino a quando Vilma McCann non diventa la prima vittima di omicidio. Avendolo fatto una volta, ha messo in pratica quello su cui aveva fantasticato per tanti anni e, scoprendo di provare un certo piacere, ha avuto l'impulso di farlo di nuovo. È un atto compulsivo e ripetitivo. È spinto a uccidere. La stragrande maggioranza dei serial killer sadici non è malata di mente, non soffre apertamente di una psicosi. Ovviamente non possiamo definirle persone normali, ma non sono psicotici perché sentono delle voci, delirano o cose del genere. Dio e i deliri compaiono sempre quando l'individuo viene arrestato e deve essere sottoposto a giudizio. Peter Sutcliffe,
il famigerato squartatore dello Yorkshire, viene processato nel 1981 per 13 omicidi e 7 tentati omicidi. Secondo la difesa, l'imputato soffre di schizofrenia paranoica, ma la giuria respinge l'attenuante. Lo dichiara colpevole di tutti i capi d'accusa e lo condanna a 20 ergastoli. Ma la domanda rimane. Peter Sutcliffe è nato per uccidere. Il modo migliore per spiegare l'omicidio seriale di natura sessuale è inquadrarlo nell'eccitazione sessuale del criminale. È una caratteristica innata di questi individui. Molti di loro hanno qualcosa che non va fin dalla tenera età. Sanno che in loro c'è qualcosa di sbagliato e sono eccitati sessualmente da fantasie molto devianti. Penso che sia il caso di Sutcliffe e di molti altri serial killer sadici. È fuori controllo? No, è una cosa che riesce a controllare, ma sceglie di non farlo perché per lui è più stimolante, è più gratificante. Da cristiano credo che nessuno sia nato per uccidere. Ma penso anche che quando si tiene in braccio un bambino, il suo futuro dipenda dalle persone che ha intorno e dall'ambiente che lo circonda. Considerando i suoi progressi fin dall'infanzia e l'esperienza all'interno della famiglia, penso che si stesse preparando a diventare un assassino psicopatico. Non credo che sia nato per uccidere, ma penso che sia diventato un assassino. Gli altri 5 fratelli Sutcliffe non sono diventati degli assassini, ma credo che il modo in cui è stato cresciuto Peter abbia forgiato il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Credo che abbia giocato un ruolo importante nel rendere Peter Sutcliffe squartatore dello Yorkshire. Non credo che Sutcliffe sia nato per uccidere. Penso che avesse problemi nel gestire la rabbia e che sia stato spinto a soffocare il proprio io per essere accettato dai suoi genitori. Ha accumulato rabbia e risentimento contro se stesso e contro le donne. E questo non ha niente a che fare con qualsiasi disturbo mentale. Non credo che Sutcliffe fosse pazzo. Era semplicemente cattivo. Uccidere le donne era l'unico modo in cui poter ottenere gratificazione sessuale. Penso semplicemente che il male sia insito in lui. È l'unica spiegazione possibile. Penso che abbia usato Dio e le voci come una scusa. Sta bene dov'è e merita di restarci fino alla fine dei suoi giorni. Credo che sia una persona malata e cattiva. Qualunque sia il motivo della furia omicida di Sutcliffe, i suoi crimini hanno tuttora un impatto devastante su alcune persone. Nonostante sia trascorso molto tempo, non passa un giorno senza che ci ripensi. È sempre in un angolo della mia mente e resterà con me fin quando morirò. Fortunatamente sono riuscita a guardare avanti e ho avuto la forza per continuare a vivere. Altre 13 persone sono morte. Sono state meno fortunate di me.